A Culture Social Art abbiamo qui il piacere di avere Loretta Giannini, regista dello spettacolo Le verità di Freud, ma anche interprete, e Nicole Guido, anche lei attrice. Salve. Ecco, benvenute e portate in scena uno spettacolo particolare. Tu ne sei anche regista. Sì. Perché scegliere Freud? Uno spettacolo che parla poi del padre, di quello che viene considerato il padre della psicoanalisi. Ma perché è una trama estremamente intrigante. E Freud, tutto sommato, qui è vissuto un pochino più con leggerezza di quello come è di solito. E però gli si dà ragione su una sua fondamentale enunciazione, cioè l'esistenza dell'essere, il superio e l'io, che però si materializzano in scena, esistono e creano una serie di problemi all'io. Ebbe lei. E questi personaggi però non sono visti dagli altri e da qui scaturiscono tutta una serie di gag, diciamo. Diciamo che Freud è anche un personaggio che ha affascinato e continua ad affascinare anche chi non si occupa di psicoanalisi, della sua materia. A voi cosa affascina a Mi entrambe? affascina, lui ha cambiato la storia della malattia mentale. Quindi è il fondatore della psicanalisi. Prima di lui non si era mai parlato di problemi psichici in quanto tali, erano sempre considerati dei problemi che derivavano dal fisico. Un esempio, l'isteria femminile, si chiama isteria dal greco isteros, cioè utero, quindi era una cosa corporea. Lui ha postulato per la prima volta l'esistenza delle istanze psichiche dentro di noi e che non solo si combattono, ma si compensano. E da qui poi è partita tutta la storia, è cambiata la storia anche della medicina. Cioè adesso gli psichiatri devono sapere anche di psicanalisi, non possono fare solo il medico psichiatra. Questo è quello che penso io. Non so Nicole, che sarebbe la mia figlietta in La scena. figlietta è quella che subisce Sì. praticamente queste due figure che la fanno impazzire e fino a che non trova un equilibrio non sa bene a chi dare più retta. In realtà a me quello che ritengo insomma, interessante di questo tema è senz'altro vedere proprio il riscontro poi nella realtà di quanto siano vere, no? Poi certe enunciazioni, certe teorie, tutti quanti noi abbiamo dei lati del carattere, delle nostre istanze che devono essere necessariamente in equilibrio. E quindi quando una va, tutti noi ci siamo detti, oddio, devo essere rigorosa, seguire le regole, piuttosto che no, voglio fare tutto con la pancia e quindi farmi trasportare dalle emozioni. Però è chiaro, no, che ci deve essere sempre un equilibrio e quando la parte l'io è squilibrato, insomma, è vero, si accusano delle problematiche. Anche se appunto gli ultimi studi, ovviamente Freud è stato l'antesignano, il fondatore, ma poi gli studi sono andati avanti. Gli ultimi studi si dice che in fondo noi nella scala dell'evoluzione siamo solo all'inizio. È che in realtà questo fatto che noi crediamo di avere il controllo sulle emozioni non è poi così vero, cioè che questo superio ipotizzato non è che sia veramente così Che è potente, poi il più antipatico, che poi è il più parliamoci chiaro. antipatico fra le altre cose, no? Diciamo che dopo questo spettacolo un po' di psicoanalisi ve la siete fatta e vi chiedevo, cioè, vi siete ritrovati a parlare un po' con i vostri diversi io? Assolutamente sì, per quanto mi riguarda e soprattutto è stato un grande esercizio anche rispetto a tutta la compagnia, Sì. perché effettivamente ci siamo molto messi in discussione dopo questo spettacolo, anche nella tolleranza l'uno dell'altro, di chi è un Assolutamente po' sì. più superiore nella realtà e di chi è un po' più est, quindi Sì. siamo stati tutti quanti un po' protagonisti alla fine Ovviamente di io queste dovevo far dinamiche. finta di essere tanto superiore, perché se no Esatto.
E quindi sì, insomma. Vabbè, diciamo che è stato anche un'ottima terapia, sì, di gruppo. Sì. Ma il teatro che è durata tanto, perché durata... se le dico da quanto è iniziato questo spettacolo. Ma noi dovevamo andare in scena a marzo 2020. Quindi, sono 3 anni di psicanalisi. Sono 3 anni di psicanalisi. Di gruppo. Beh, di gruppo vuol dire che ormai avete sì. fatto veramente esatto. conoscenza col vostro sì. io, con i vostri. Siamo inseparabili. Allora, grazie e naturalmente in bocca al lupo. Che lupo credi.